Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, benvenuto Renzo Piano, uno degli architetti più grandi, più famosi del mondo e anche da non molto tempo senatore a vita. Grazie per aver accettato il nostro invito. E buonasera a Bruxelles, Beppe Severnini, il nostro giramondo, poi ci racconterai cosa fai lì, ma so che ti stai occupando anche di giovani. L'uomo del sabato. Sei l'uomo del sabato. Uomo del sabato, tu lo sai come me, perché anche tu conosci Renzo Piano, intervistare uno come Renzo Piano è come intervistare una sorta di monumento vivente. Non è cosa semplice, però noi ci proviamo e siamo sicuri che riusciremo a farvi sapere qualche cosa di più di Renzo Piano, subito dopo la pubblicità. Allora, Renzo Piano, cominciamo dalla sua nuova identità, quella del senatore a vita. Vista dall'interno, la politica italiana è meglio o peggio di quanto si aspettasse? Beh, sto imparando. Ci sono da poco. Io sono onorato di quest'aula del Senato, mi riempie di orgoglio, un orgoglio civico, va bene inteso. Devo dire che più che altro mi sono occupato di cosa potrei fare io, insomma, in che maniera posso essere utile. Perché ma i politici? L'impatto con i politici italiani? Ci sono un sacco di persone molto interessanti, devo dire, che hanno una grande passione. Oggi ieri ho passato parecchie ore in commissione, cioè ci sono dei momenti di straordinaria passione politica. Poi io non sono un politico del mestiere, ma il mio mestiere è un mestiere politico, quindi sono abituato al confronto, al dibattito, quindi sto imparando, ma devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Senta, ma lei sa che rischia di essere senatore a vita per ancora poco tempo, perché se dovesse passare la riforma che prevede anche l'abolizione del Senato, fine dei senatori, le dispiacerebbe? Lei è favorevole all'abolizione del Senato? Sono favorevole che si faccia la cosa giusta per il Paese. Io non ho cercato questa posizione, me l'hanno offerta e io ne sono molto fiero. Devo dire che mi sembrerebbe un po' strano che fosse abolito, perché il Senato l'abbiamo inventato noi, è Roma che ha inventato il Senato. Probabilmente sarà modificato, costerà meno, giustamente. Forse potrebbe occuparsi più di questioni alte, come la Camera Alta, che si occupi della cultura, si occupi degli affari internazionali. Ma comunque, io a un certo punto sono senatore a vita, vuol dire che continuerò a fare l'architetto a vita naturalmente, ma no, non ho nessun problema. Spero solo che la scelta sia quella giusta per il Paese. Beppe Severnini, vedo che sei d'accordo su cosa? Sull'abolizione del Senato? No, ho apprezzato la sincerità. Secondo me all'architetto non piace molto che aboliscano il Senato, io invece ritengo che sia inevitabile. Però la mia era una domanda. Lei non crede, stando un po' lì e vedendo, che il Senato italiano, così com'è, abbia bisogno di un po' della leggerezza e della luce che lei è specializzato nel portare nel suo lavoro, e un po' della trasparenza? Noi ogni tanto sentiamo lei l'avrà sentito, di spese, di duplicazioni che sono francamente insostenibili di questi tempi. È assolutamente vero, è così. E così è, la sensazione c'è, evidente, evidentissima. Devo dire che io sono comunque una persona, sono un progettista, sono un architetto, ho l'ottimismo nel mio DNA e quindi vedo sempre gli aspetti positivi. Sono sicuro che va modificato, ne sono certo, non sono certo io a sapere come. Ma trovo che comunque c'è bisogno nel Paese di una Camera Alta, di una visione complessiva, un Paese come il nostro, poi, che ha una grande tradizione straordinaria umanistica. Quindi credo che si dovrà trovare il modo. E si può fare certamente in maniera che non costi, che sia costo zero, ne sono sicuro. Insomma, che abbia però una funzione diversa dalla Camera. Sì, credo che sia. Mi sembra, ormai diciamo, su questo sono d'accordo, sono d'accordo tutti. Senta, architetto Piano, lei, siccome è un architetto che ha cantieri aperti in tutto il mondo,
riesce a seguire i lavori del Senato e qual è, se dovesse raccontare alle spettatrici e agli spettatori, qual è il suo contributo più importante alla politica italiana? Beh, intanto bisogna dire che il mestiere dell'architetto è un mestiere politico, non a caso politica viene da polis, che è la città, insomma, indubbiamente c'è un rapporto. E la prima cosa che mi sono domandato è come essere utile a questo paese. Quindi di lì si è cominciato. E io non posso essere utile che facendo un progetto, l'unica cosa che so fare è fare progetti. E credo che il grande progetto per il nostro paese sia quello delle periferie, cioè sì, le periferie, cioè la città del futuro, la città che sarà. Questo è davvero il vero tema. Vede, negli anni 60-70 il tema vero era la salvaguardia dei centri storici. Bisognava salvaguardare i centri storici. E oggi il grande tema è come trasformare le periferie, che sono sempre accompagnate da un aggettivo denigrante. Le periferie povere, degradate, eccetera. E beh, trasformarle, riuscire a farle diventare città, urbanizzarle, rendere luoghi fecondi, luoghi felici di vita. E questo è il grande progetto che ho in mente. Che lei ha in mente. Allora adesso la fermo perché vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che è andato a vedere in Senato come Renzo Piano cerca di tradurre tutto questo in azioni concrete. Intanto comincia con un'azione, chiamiamola anticasta, avendo deciso che il suo stipendio da senatore non finirà nelle sue tasche. Sentiamo. Poiché le periferie sono il luogo in cui vive la stragrande maggioranza degli abitanti delle nostre città, Renzo Piano è convinto che esse debbano diventare più belle e meno fragili, nobilitate da luoghi di incontro e spazi verdi, fecondate da un insieme di funzioni che le renda allegre e aperte alla vita. Per questo Piano ha ingaggiato 6 giovani architetti e li ha incaricati di elaborare idee e progetti per le disastrate periferie delle città italiane. I 6, 3 uomini e 3 donne, sono stati selezionati in una rosa di 600 candidati che avevano risposto a un bando apparso su internet. Piano finanzia i loro contratti con il suo stipendio da senatore a vita e giovedì li ha incontrati nel suo studio rinascimentale di Palazzo Giustiniani, dove adesso le pareti sono di compensato. I prescelti si chiamano Michele Bondanelli, Eloisa Susanna, Roberto Giuliano Corbia, Roberta Pastore, Federica Ravazzi e Francesco Lorenzi. Il più giovane ha 29 anni, il più esperto 38. Piano ne aveva 33 quando progettò il Bobourg. Vengono da Alghero, Cosenza, Ferrara, Alessandria, Roma, Salerno. Sono laureati in Italia e hanno quasi tutti alle spalle master ed esperienze professionali all'estero, dove alcuni di loro sarebbero rimasti se Piano non li avesse chiamati. Ora formano una squadra che si chiama G124, dal numero della stanza del senatore a Palazzo Giustiniani, e hanno un anno di tempo per presentare le loro proposte. Si occuperanno di adeguamento energetico, restauro degli edifici, trasporto pubblico, piazze, mercati, strade, ma anche di auditorium e musei. Lavoreranno con 3 tutor e con l'idea di fondo che in un paese con 5 milioni di appartamenti vuoti e un consumo di suolo che negli ultimi anni è stato di 8 metri quadrati al secondo, ora si tratta di rifare l'esistente, di rammendare, come dice l'illustre committente, senza espandersi ancora. Piano afferma che questo è il suo modo di far politica, anzi di essere diversamente politico. Allora Renzo Piano, questi 6 giovani architetti italiani dovrebbero per l'appunto occuparsi di quello che lei chiama il rammendo delle periferie italiane. Ci spiega come si fa a rammendare la periferia italiana? È un lavoro che richiederà molto tempo, però è chiaro che l'attenzione va portata lì. Intanto bisogna smettere di farne di nuove di periferie, è chiaro, bisogna cingere le città con una sorta di cintura verde, al di là della quale non si deve andare, non è affatto necessario, cioè la crescita delle città non è assolutamente impedita dal fatto di limitarne la crescita a macchia d'olio, bisogna non rovinare altro spazio, lo spazio agricolo che è attorno alle città, non bisogna invaderlo creando delle zone che non sono nulla, non sono ancora città e non sono ancora terreno agricolo, è diventato nulla. E quindi le città devono crescere d'ora in poi, per implosione, non per esplosione, devono crescere completandosi
e quindi trasformando le periferie in città, urbanizzando le periferie. Ci sono tante cose da fare, è per questo che bisogna lavorare. Intanto bisogna cominciare con i trasporti pubblici. Da dove si comincia? Ma si comincia dai trasporti pubblici, ad esempio. Bisogna smettere di fare parcheggi, costruendo continuamente nuovi parcheggi. E questo, tra l'altro, non è contro l'auto, perché il car sharing, ad esempio, che è una nuova tecnica, è quella di usare gli stessi automobili, tante persone, affittarle, riprenderle, rilasciarle. Cioè, c'è modo, attraverso il microtrasporto, il car sharing, attraverso il trasporto pubblico, di evitare di spendere tutti i soldi facendo i grandi parcheggi e intasando le strade. Quindi è chiaro che il trasporto pubblico, quello ferroviario, quello metropolitano, sono un grande tema. Ma poi soprattutto bisogna fecondarle queste periferie, bisogna portarci delle attività nobili, bisogna costruirci delle università, degli ospedali, bisogna costruirci delle biblioteche, bisogna costruirci delle scuole. Bisogna fare in maniera che questi luoghi vengano fecondati da una vita complessa, che non siano dormitori. Bisogna lavorare sul verde, ad esempio. Bisogna che il verde, che non è solo un fatto cosmetico, è un fatto sostanziale. Il verde è di fondamento. Bisogna anche lavorare sulla bellezza. Lei avrà notato... La bellezza. La interrompo un attimo, perché il discorso della bellezza è per lei... giustamente un discorso centrale, ma siccome osservavo con la coda dell'occhio Severnini, che da Bruxelles applaudiva mentre lei stava dicendo basta, stop alle nuove costruzioni, che l'Italia, no, già è un paese dove la concentrazione per chilometro quadro di costruzioni è ma non altissima. Ce n'è bisogno, non ce n'è proprio non bisogno. Ce n'è bisogno, sei ma d'accordo Severnini? Ma guarda, è rarissimo che io applauda un intervistato, è proprio rarissimo. Però ha detto una cosa sacrosanta che dovrebbe essere stampata sui muri, su carta riciclabile, per mandare andare in giro con gli altoparlanti. Cioè non possiamo mangiarci il territorio. I comuni hanno questa tentazione maledetta per recuperare soldi con gli oneri sociali, per far lavorare l'edilizia, che è una cosa giusta, di mangiarsi territorio e territorio. In America hanno un nome per questa cosa, l'architetto lo sa perfettamente, si chiama sprawl, cioè quando le città si allargano come dei polipi. È una cosa terribile. L'architetto, mi corregga se, a Londra, lo Shard, che è un immenso edificio, molto bello, tutti l'avranno visto, almeno in fotografia, ha messo pochissimi parcheggi, passando d'argomento, per questo motivo, perché dice, se io vi metto i parcheggi, poi arrivate con le macchine, corretto? Beh, è corretto, è naturalmente più facile farlo a Londra, dove c'è una rete di trasporto pubblico consolidata da molti anni. Comunque questo edificio, che è abitato da 10.000 persone, piccola città verticale, ha 40 posti auto. E questi 40 posti auto, che sono quelli che corrono per ragioni di servizio, gli handicappati, eccetera, eccetera. Ma questa idea di non far crescere le periferie ha anche a che fare semplicemente col fatto che non è più sostenibile. Perché è chiaro che ampliare sempre più le città significa complicare e aumentare i costi di gestione enormemente. Bisogna poi portare i servizi, bisogna portare i trasporti, bisogna raccogliere la spazzatura. Bisogna praticamente poi... Questi luoghi così lontani, c'era l'idea una volta che costruire piccolo fosse una cosa ecologicamente corretta. Per fortuna si sta capendo che è ecologicamente corretto costruire sul costruito, trasformare le città. È l'opera di rammendo che è importante, l'opera di intervento. Mi spiega, architetto Piano, perché è così difficile far passare questa idea nella... diciamo, coscienza collettiva degli italiani, che sembrano avere poco a cuore l'ambiente, il loro territorio, la bellezza di questo paese, no? Beh, sì, certo, è vero, purtroppo. Ma anche perché l'Italia, che è il paese più bello del mondo, è abitato da persone che si sono dimenticati quanto è bello. Se lo sono un po' dimenticato. Per questo io dico ai giovani ragazzi, andate pure, andate, allontanatevi un attimo, ma tornate, mi raccomando. Ma soprattutto perché allontanandosi dall'Italia si capisce quale fortuna gli è toccata nascere in un paese così bello. È che la bellezza è fragile. E il nostro paese è fragile da tutti i punti di vista. Parlando di periferie, uno dice, ma le periferie non sono belle. Ma chi l'ha detto? Non è vero. Lei avrà notato che ci sono alcuni quartieri, alcune periferie, che godono di una bellezza per la quale non sono stati costruiti. Sono stati costruiti con disattenzione, con disaffezione, sono state costruite male queste periferie, eppure sono belle, perché hanno una bellezza umana, hanno una bellezza che esiste. Allora, la bellezza non è vero che è solo specifica dei luoghi
iconici, c'è una bellezza diffusa. E la fragilità del nostro paese, la bellezza fragile del nostro paese, è anche sismica, è anche certo, concreta, cioè è un paese sismico il nostro. Architetto Piano, però quando lei dice smettiamola di costruire su un territorio già molto costruito, si potrebbe obiettare che questo rischia di far crollare l'industria dell'edilizia, no? Un settore che è già abbastanza in crisi. Esattamente l'opposto, perché evidentemente quello che io sto dicendo non è che le città devono restare imbalsamate, ma si devono trasformare. E quindi questo lavoro, che sono piccoli cantieri, sono micro cantieri, anzi danno un micro lavoro, creano micro mestieri, creano micro imprese che hanno bisogno di micro finanziamenti. E questo è il punto fondamentale. Basta pochissimi soldi per far partire un'economia in questo senso. Qualcuno dice giustamente che quando l'edilizia tira, l'economia tira. Benissimo, ma non facciamola tirare costruendo ancora dei quartieri periferici costosissimi, inutili e non necessari. E questo potrebbe dare lavoro anche a molti giovani, ma forse, certamente, no? perché sono proprio i giovani che possono avere accesso al microfinanziamento, purché glielo si diano questi soldi, e sono proprio i giovani che hanno... Lei sa quanto si può fare con un miliardo? Con un miliardo lei può far partire 20-30 mila piccole imprese. Pensi quanta attività crea. E questa attività è un'attività che va a consolidare il costruito. Noi è uno strano paese dove è come avere un palazzo splendido, ma per centinaia d'anni non si è mai fatto niente, non si è mai fatta manutenzione. Questa parola manutenzione sembra quasi una parola brutta, ma manutenzione non è creativa, è come fosse un mestiere di seconda mano, ma non è vero, perché è proprio questa l'attività. Sì, sì. Lei sa quante scuole ci sono nelle periferie mal costruite, che sono a rischio sismico, a rischio di crolli. Trasformiamo queste scuole. E non solo nelle periferie, peraltro. Costruiamo, diamo loro una struttura solida, adeguiamola energeticamente. Vedrà che questo darà un lavoro enorme a un sistema micro. Severnini. No, volevo dire, forse la conoscete tutti e due, ma io la trovo una delle più geniali battute di Leo Longanesi. Diceva: noi italiani preferiamo l'inaugurazione alla manutenzione. E c'è molta drammatica saggezza e verità in questa cosa. Io però, diciamo una cosa, che ristrutturare vuol dire dare lavoro. Io vi assicuro che una cosa familiare che non si dovrebbe dire in televisione, di questi tempi, di proposito, siccome so, c'è una casa, invece che rimandare ci cerca di fare adesso, e noi lo stiamo facendo spesso, e è bello vedere lavorare la gente che mette a posto le cose, invece che vedere un campo verde che diventa una cosa... Questa non è una banalità romantica, l'architetto ha perfettamente ragione, secondo me essere vissuto in Liguria gli è servito. Vedere le cose dall'alto. Vedere le cose dall'alto e vedere anche come ogni volta che c'è un'ondata di maltempo, la Liguria è una di quelle regioni che frana molto facilmente. Senta, architetto Piano, è chiaro che per fare quello che lei propone, cioè questa grande, lanciare una grande operazione di rammendo delle periferie italiane, ci vuole anche una politica molto sensibile. Non so fino a che punto i nostri politici così ci sentano da questo orecchio che dovrebbe essere un po' più verde. E a proposito di politici, non posso non chiederle una cosa di un suo ormai ex collega senatore, Silvio Berlusconi. Lei ha votato per la sua decadenza dopo la condanna definitiva per frode fiscale da senatore. Le volevo chiedere se percepisce l'assenza di Berlusconi in Senato. No, non in questo senso. Devo dire subito per una cosa che io non ho votato contro Berlusconi, ho votato a favore della dignità di un luogo che è il Senato italiano, dove per legge non può stare seduto un pregiudicato, è molto semplice, cioè, quindi non c'era nulla di personale in questa cosa. E per il resto non le saprei dire, le direi delle sciocchezze. Cioè, in realtà il mio lavoro al Senato è raramente in aula. Ma sai, io ho una sorta di piccola bussola che si chiama coscienza, la si può anche chiamare coscienza, ma è una piccola bussola. E quando hai un problema la consulti e allora segui la tua coscienza. Cioè, io il mio lavoro lo faccio sostanzialmente nel mio ufficio,
Io ho uno straordinario, io non ho mai avuto un ufficio in vita mia, questo ufficio è uno straordinario, in Palazzo Giustiniani, e in questo ufficio l'ho trasformato in una sala di riunione, come abbiamo visto, potuto vedere, e sì. Quindi io lavoro lì, poi naturalmente vado qualche volta in aula, ma in realtà la mia partecipazione politica è questa. E questo è essere politico come architetto. Mm-hmm. Sì, da lei è da tanti anni molto amico di Beppe Grillo, no? Ha detto una volta che apprezza molto il fatto che Grillo cerchi di costruire in Italia un nuovo civismo. Secondo lei ci è riuscito? Ci sta riuscendo? Ma chi lo sa? Io spero che Beppe Grillo torni a fare il comico molto presto. Perché? Perché è sempre stato straordinario, è una persona che ha sempre saputo risvegliare la coscienza facendo quel mestiere. Devo dire, non le nascondo, che ogni volta che parliamo, abbastanza spesso, non siamo d'accordo, non siamo semplicemente d'accordo, non siamo d'accordo su quasi niente a questo punto, però io sono cresciuto nell'idea che l'ascolto, il dibattito, anche il dissenso sono fondamentali. L'unico modo per capire le cose, questa è una cosa che un architetto deve imparare, se no deve cambiare mestiere, insomma. Un architetto deve imparare che talvolta è proprio l'irritazione che funziona, è l'irritazione, è il dibattito, è il discutere e non essere d'accordo. Quindi io credo che su questo piano non ho nulla da nascondere. Devo dire una cosa, sono stato qui in questi giorni, un paio di giorni in Senato, e ho incontrato sia nell'attività delle commissioni, che è quella dell'ambiente, quella a cui partecipo, e altri. Ci sono dei membri del Movimento 5 Stelle che sono autentici, appassionati al lavoro. Quindi devo dire semplicemente, questo è quello che dico sempre a Beppe Grillo, ma partecipate a questo lavoro, fate parte di questo lavoro, fatelo, non abbiate paura, perché è il contributo che possono dare quando fanno un lavoro serio, può essere straordinario. Certo, Beppe Severnini, cosa ti ispira Beppe Grillo? La domanda secca, ero curioso Lilli, volevo sapere, ma lei ha detto a Beppe Grillo: ma scusa, perché non ti sei alleato con il PD quando te lo chiedevano in ginocchio, Bersani, lo streaming? E hai, di fatto hai costretto il PD a andare con gli avversari e fare il governo che abbiamo ancora adesso. Lei questa cosa qui non gliel'ha mai detta? Una sì, curiosità. Gliel'ho detto e gliel'ho ripetuto. Gliela ripeterei ancora in realtà, perché ecco, credo che siano maturi. Lei gli ha consigliato a Grillo di allearsi con, di collaborare con Bersani. La parola Bersani, allearsi no? È una parola no, che di collaborare non conosco, con ma Bersani. Lavorare alla gestione di questo paese. Ecco, gli consiglierebbe di collaborare anche con Renzi? Ah, certamente sì, non vedo perché no. Cioè, credo che sia importante che le forze positive, e sto parlando delle forze positive che ci sono dappertutto, io le colgo, le sento, io sono abituato a prendere quello che c'è di buono, ci sono tante cose che non funzionano e quelle lì però non mi interessano meno. Un buon progettista fa questo, piglia quello che c'è di buono. E beh, queste forze positive credo che possano e debbano lavorare per cambiare questo paese. Secondo lei Matteo Renzi riuscirà a cambiare la politica italiana? Credo di sì, e certamente lo spero. È una persona con dell'energia, ha il suo modo di fare, il suo modo di agire, ma io gli darei credito, insomma, mi sembra una persona che ci metta molta energia e anche con una certa schiettezza. Con la schiettezza sicuramente non gli manca, su questo non c'è dubbio. Senta, Renzo Piano, adesso noi veniamo al nostro tradizionale questionario, no? Che comincia tradizionalmente con la prima domanda affidata a Beppe Severnini. Una volta in un'intervista lei, paragonando architettura e matematica, ha detto una cosa bellissima. Dice: sono dimostrazioni di questa voglia sublime di ordine. Ecco, la passione per l'ordine è il tratto principale del suo carattere o ce n'è un altro? Ma c'è quella per l'ordine e c'è quella per il disordine. E credo che siano per la sorpresa, insomma, ci sono questi due elementi. C'è anche un'altra doppia cosa, c'è il mio rispetto, la mia riconoscenza per il passato, per la storia, ma anche un'altra voglia di ribellione, di disubbidienza. Quindi c'è sempre un po' doppia.
Ma è vero che non è solo l'architettura, è anche la musica. Ci sono molte discipline artistiche che hanno bisogno di ordine. E allo stesso salvo tempo poi disubbidirlo. Mi dice qual è il suo peggior difetto? Adesso si deve un po' così scoprire. Io sono una persona ostinata. Non è facile essere ostinato, perché bisogna essere ostinati sulle cose giuste. Il peggior difetto salta fuori quando ti accorgi che sei ostinato sulla cosa sbagliata. Ed è lì che bisogna stare attenti. È facile essere ostinati, ma bisogna essere al tempo stesso permeabili, rapidi, veloci, bisogna cogliere. E allora ci sono dei momenti in cui ti accorgi che forse non hai colto abbastanza rapidamente. L'ostinazione, l'intelligenza deve essere leggera. Ma non si è mai abbastanza leggeri, ecco, bisogna essere rapidi nel fare questo. E beh, talvolta l'ostinazione fa un po' cilecca, ti porta un po' troppo lontano. Bello questo, l'intelligenza deve essere leggera. Beppe? Si vede che la stima e la Liguria di Calvino vengono fuori nell'architetto Piano, con la leggerezza. La domanda successiva è questa. La città perfetta, se c'è, oppure la città migliore, se non c'è la città perfetta? Beh, naturalmente non esiste una città perfetta, ma nel mio immaginario, essendo genovese, la città perfetta è Genova. Capisco che è una risposta di parte, questo è sicuro. Ma Genova è una città straordinaria. Genova diceva, Paul Valéry diceva, è una cava d'Ardesia. Genova è una città di pietra, ma al tempo stesso è una città di mare. Il porto è una città di mare, è una città che cambia continuamente, sono le navi che vengono, che vanno. È come se cambiasse ogni 5 minuti, ogni mezz'ora. È una città straordinaria, è una città silenziosa, attenta, introversa, un po' selvatica, però al tempo stesso straordinariamente potente. Ed è la città per me che rappresenta la città, continua a essere, però è al tempo stesso così aperta sul mare. Il centro storico, che è di pietra, è il luogo della certezza, della protezione. Il mare è il luogo dell'avventura. Certo. E dove ti lanci. E se tu cresci a Genova, la prima cosa che ti viene in mente è andartene. Andartene per scoprire il mondo. Diceva Calvino che ci sono due tipi di genovesi. Quelli che restano attaccati agli scogli come, le patelle, come le patelle e quelli che invece partono e vanno a girare per il mondo. Senta, a proposito di città, la città peggiore? La città peggiore, per voglia di dire, che è quella che stiamo per consegnare ai nostri posteri, se non facciamo quello che stavo dicendo prima. Le città peggiori sono le nostre, quelle che abbiamo. I nostri avi ci hanno consegnato delle città meravigliose. Un paese splendido, meraviglioso. È inutile che ce ne vantiamo troppo, cioè è una bella cosa. Io ne sono talmente innamorato che me ne vanto a continuazione. Ma quelle ce l'hanno dato loro. Cos'è che diamo ai nostri posti noi? Delle periferie mal costruite, insicure. È quella la città peggiore. Allora mettiamoci al lavoro, perché sono sicuro che, e questo è un lavoro per i giovani, è un lavoro per tutte le generazioni a venire. E in 20, 30 anni ci vorranno 20, 30, 40 anni, ma queste saranno città meravigliose. Se non facciamo niente, quelle città, che sono le città del futuro, saranno le città peggiori che potremo lasciare. Una cosa da demolire, architetto? Demolire quante cose. Nelle periferie c'è da demolire una quantità di orrori spaventosi. Ce ne dica uno. Ma tanti, tanti supermercati, tanti non luoghi, tante cose che mancano, perché le periferie hanno bisogno di piazza, hanno bisogno dei luoghi iconici. Demolire le brutture. Però bisogna stare attenti, perché c'è qualcuno che pensa che il piccone demolitore deve demolire anche gli edifici, cioè, ma non è mica vero. Non è vero, perché non si risolve il problema delle periferie demolendo, bisogna piuttosto trasformare. C'è un amico che fa parte del gruppo di lavoro, si chiama Marco, e che ha inventato questa medicina, la timidina. La timidina è una medicina da dare agli architetti, affinché ricordino che non bisogna spaccare tutto e che anche gli edifici grandi, forse un po' troppo grossi, che caratterizzano certe periferie, non bisogna demolirli, bisogna trasformarli. Ma la timidina, scusi, la timidina è una medicina da dare
Sto scherzando, naturalmente, dentro c'è niente. No, adesso infatti... Ma è una medicina da dare agli architetti, perché c'è l'idea... Una medicina antidemolizione per principio. Antigesto. Cioè, il problema è che spesso prevale l'idea che per essere creativi bisogna essere completamente liberi. Non c'è nulla di più stupido di questa idea. Perché, al contrario, per essere creativi bisogna avere dei limiti, bisogna accettare questi limiti. È così che entri in profondità, è così che la tua energia viene attivata, se no resti. E quindi questa specie di alibi che si costruisce, la libertà, per essere creativi bisogna fare delle cose assolutamente fuori di testa. Beh, non è vero. Ecco, allora, viva la timidina, Severnini. No, ma volevo dire, perché giuro che non è preparata, ma la timidina lei l'ha ricevuta dal mio amico, compagno d'asilo, nonché architetto Marco Ermentini, mio architetto di Crema, che mi ha chiesto: posso avere l'indirizzo di Renzo Piano per mandargli una cosa? Quindi io so tutto di quella timidina, ecco, sono contento che sono servita, lei non lo si è ricordato. Il cerchio si chiude. Non era preparata. Architetto, mi dice qual è il dono di natura che vorrebbe avere? Ah, non ho dubbi. Il talento musicale. Il talento musicale che non ho mai avuto. Io sono cresciuto in una città di musicisti. Con Gino Paoli, che è un po' più grande di me, Fabrizio De André, poverino, non c'è più, ma lui era un po' più giovane. Genova è una città così. E io suonavo la tromba in si bemolle, ma talmente male che mi hanno convinto di smettere. Non ho talento musicale. Quindi non musicale, hai il talento musicale. Però poi allora sono diventato costruttore di strumenti musicali. Cioè, diciamo le sale per concerti, queste cose, perché la musica è una cosa che mi affascina. La sua occupazione preferita? Direi che è questa. È il lavoro, ma perché il mio è un lavoro straordinario, un mestiere, quello dell'architetto è un mestiere bellissimo, cioè basta evitare di fare delle sciocchezze, dedicarsi alle sciocchezze, è un mestiere meraviglioso. Quindi credo che la fine è quella lì, è quella di stare sul foglio da disegno, lavorare e vedere arrivare il momento giusto, il momento in cui senti che hai raggiunto il risultato. Architetto Piano, la qualità che preferisce in una donna? Direi la luce negli occhi, perché la luce negli occhi di una donna, naturalmente, di chiunque, di un bambino, di una persona, di una donna, è il riflesso di quel che c'è dentro, c'è qualcosa di una bellezza, perché si parla di bellezza, si parla, ma è una bellezza dentro, una bellezza interna, è quella bellezza che non è solo cosmetica, non è solo in superficie, anche dentro. E le donne hanno più quella luce di noi uomini. Ultima domanda, il suo sogno di felicità, architetto? Non saprei, credo... Il mio sogno di felicità, credo che sia l'armonia, ma non l'armonia nella vita. Uno che fa un lavoro creativo, l'architettura è un mestiere d'arte, ma anche un mestiere di scienza, di ricerca, di esplorazione. L'armonia deve mettere nell'opera, non in come vive. È l'armonia nell'opera che è importante. Per armonia non sto parlando degli equilibri, sto parlando della parola armonia. L'armonia è l'armonia è qualcosa di molto più profondo. È qualcosa di diverso. È l'armonia. È però quella che sta nell'opera. E a questo punto qual è il suo motto? È un motto genovese. Qui non si spreca niente. Questo motto genovese è di grandissima importanza, perché mi piace molto, perché si dice che i genovesi siano tirchi, in realtà io credo profondamente che siano parsimoniosi, ed è una qualità straordinaria che si è un po' dimenticata. Allora questa idea, qui non si spreca niente, funziona perfettamente sempre, funziona quando ceni a tavola, funziona nel lavoro, funziona nei rapporti con le persone, funziona nel non buttare via, nel non sprecare. Sono molto d'accordo con lei. Senta, architetto Piano, adesso siamo in chiusura e vorrei che chiudessimo con quello che è stato un suo grande amico, che è stato il grande direttore d'orchestra, Claudio Abbado. Ci racconta, secondo lei, per che cosa dovrebbe essere ricordato Abbado? Ho un'idea molto chiara.
con Claudio c'è stata un'amicizia lunga, 50 anni, ne abbiamo fatto di tutti i colori assieme. Lui era la mente, io il braccio naturalmente. Il geometra, come si diceva nei nostri scherzi, ma lo dico in positivo, mica in negativo. E quindi e siamo cresciuti un po' assieme nella Milano negli anni 60, lui era più grande di me, di 4 o 5 anni, quindi a quell'età conta, però insomma c'era questa, la sua ostinazione, la sua certezza di essere musicista, io più modestamente architetto, però tutti in quell'epoca si aveva l'ansia del sociale. Era chiaro che bisognava che questa cosa così straordinaria che era far musica andasse d'accordo con un ruolo civico, col cambiare il mondo. Ed è così che è vissuto. È per questo che ha fatto tutte le cose che ha fatto. Per questo suonava per i carcerati, ha lavorato su orchestre per i sordomuti. Per questo ha creato la Mozart, che è un'orchestra fantastica. Sa come faceva lui? La Mozart per lui era come la palette dei colori. E lui lavorava con i musicisti così, li metteva assieme, costituiva ogni volta. Quindi questa è la cosa più importante. E la cosa che aveva sempre detto Claudio, e credo che sia la cosa per cui mi piacerebbe che fosse ricordato, lui aveva un'idea fissa, che con la bellezza, con la cultura, si cambia il mondo. La cultura di cui parlava lui e parlo io non è quella paludata, è quella di tutti i giorni, è quella vera, con la C minuscola, la bellezza cambia il mondo, ma lo cambia una persona alla volta, e questo fa la musica, questo sa fare la musica. Quindi l'idea grande, straordinaria, per cui vorrei fosse ricordato, è quella di introdurre l'insegnamento musicale nelle scuole d'Italia, da piccoli, perché la bellezza è come un giardino straordinario, ma è un giardino che va frequentato da piccoli, da subito, in modo che la musica diventi una compagna di vita. Ecco, questa è la cosa per cui vorrei che fosse ricordata. Grazie. Grazie Renzo Piano, grazie per essere stato con noi e averci regalato questa interessante e importante conversazione. Grazie Beppe Severnini, grazie spettatrici e spettatori. Noi come sempre ci vediamo alle 8:30 lunedì. Buona domenica, arrivederci.